Ciao ragazzi, ciao a tutti, bentornati a Ginger Live. Finalmente un video insieme. Sì, finalmente siamo insieme. Oggi vi parleremo dell'organizzazione che abbiamo fatto un anno fa per il nostro matrimonio, perché ho visto anche su YouTube che ci sono parecchie persone che vanno a vedere questi video perché o non sanno come organizzare il matrimonio o come noi si trovano a non sapere da chi andare, non sapere cosa fare. E quindi magari vi diamo due dritte su quello che abbiamo fatto noi, che magari vi può interessare. Poi vi faremo vedere anche qualche foto. Sì, certo, vi faremo vedere qualche foto della location, vi spiegheremo un po' alla fine come abbiamo organizzato, sì. Perché ci abbiamo messo un anno. Tutti cercano di organizzarlo in una maniera più semplice possibile, ma soprattutto per non sbattersi più di tanto. E anche seguendo un po' le spese, che cioè un po' il budget che si ha, perché un matrimonio si sa che è una spesa, comunque se uno vuole fare un matrimonio un po' particolare deve tirare fuori un po' di soldi. Certo, spendere dei soldi e poi non vedersi realizzati i propri sogni, soprattutto per quanto riguarda le spose, non è una bella cosa. No? Anche se ci sono un po' di svincoli per pagare meno, cioè c'è qualche, sì, certo, si può sempre risparmiare, come sappiamo, tante cose. Vabbè. E niente, partiamo subito come organizzazione. La prima cosa da fare è scegliere la location, perché se non scegliete la location siete fregati poi come allestimenti, come fiori, come... La prima cosa da fare è chiederselo, cioè fai la proposta. Sì, vabbè, la prima cosa da fare è chiederselo, perché se non siete d'accordo in due... Se uno va da solo, adesso lo puoi... Sì, è vero. Si sta dopo. Vabbè, la location... c'è chi vuole decidere magari di fare un matrimonio normale, come fanno in quasi chiesa, tutti, quindi sì, appunto, va in chiesa o poi va al ristorante, sì, va a fare matrimonio classico. Sì, classico, va a fare le foto nel paese dove abita oppure qualche altro posto magari caratteristico nei dintorni, o se no, come abbiamo deciso io ed Aurora, di fare un matrimonio all'americana. Abbiamo scelto una location dalle parti di Milano, che esegue matrimoni in stile americano. La location si chiama Villa Patrizia. Villa Patrizia di Magnago, una location, praticamente è una casa, una villa stile americano, che vi propone questo tipo di matrimoni con la cerimonia appunto in stile americano, quindi con le sedie lungo la parte dove camminerà poi la sposa e lo sposo, sì, in fondo il gazebo, che può essere fiorito, può essere come potete voi ornarlo come volete. Diciamo che lì è la possibilità, puoi anche farlo religioso, si può fare anche, sì, un matrimonio religioso. Adesso non so precisamente, perché noi ci siamo interessati a quello, sì, ci sono... americano, ma si può fare anche quello, sì, religioso. Ci sono quelli che vanno magari a sposarsi in chiesa, ci tengono, e poi vanno lì a fare il rinfresco, a fare il pranzo di nozze. Quindi c'è da tener conto, quando si organizza un matrimonio, sì, ovviamente la location in primo luogo. Secondo luogo, trovate una location che abbia la possibilità di, se fate un matrimonio come abbiamo fatto in stile americano e civile, che abbia la possibilità di uno celebrare la cerimonia fuori, se volete farlo fuori, ma anche all'interno. Infatti noi avevamo la possibilità che, se in caso piovesse, avesse piovuto, potevamo benissimo celebrare all'interno, e anche l'interno era magnifico, quindi non c'era problema. Quindi è una cosa che dovete tener conto, e tenete conto anche del numero di ospiti, che questa location abbia, che possa contenere gli ospiti, che ne so, un centinaio di ospiti fuori come un centinaio di ospiti dentro. Non che poi magari vi trovate, come avevamo già cercato noi all'inizio, location con 120 ospiti all'esterno e 75 all'interno, quindi se avete già un range di ospiti che va dai 70 ai 90, ai 100, e non sapete quanti poi verranno effettivamente, se siete vincolati all'interno ad avere magari 70-75 ospiti, se piove siete fregati. Quindi guardate bene questa cosa qua, sì, perché è una delle cose in cui noi stavamo già cadendo in errore, poi abbiamo pensato bene, certo, e infatti poi abbiamo deciso di questo posto in primis perché secondo me è una villa veramente meravigliosa, dove già quando entri è l'impatto, sia per gli ospiti che proprio per tutto il resto che la circonda.
Mi raccomando, trovate dei posti dove si possono quindi fare anche foto sia interne che esterne, se fate un matrimonio come il nostro, perché magari vi trovate ad avere da fare le foto solo all'esterno e all'interno. All'interno magari la location non è bellissima e quindi o comunque spoglia. Invece dove siamo andati noi, devo ammetterlo, è stato era bellissima sia dentro che fuori, perché comunque fuori c'è tutto un giardino con la piscina e tutto un parco, e quindi all'interno la casa è ancora più bella che fuori, se dobbiamo dirlo, e quindi ci siamo trovati in un posto perfetto per noi. Quindi in questo caso, con la location che abbiamo trovato noi, abbiamo anche un risparmio su, come si dice, sugli addobbi floreali, perché se già tutto quello che vi circonda è bello, avete anche meno da spendere soldi, certo, nell'addobbare, perché non ce n'è bisogno. Altro vantaggio di avere una location così, che comunque fa il matrimonio all'interno, è che gli ospiti si spostano una volta sola. Cioè, nel senso, voi fate arrivare gli ospiti direttamente lì dove si svolgerà sia la cerimonia che il pranzo nuziale. Quindi lo sbattimento anche per gli ospiti di non andare in chiesa, poi prendi la macchina, soprattutto se poi c'è brutto tempo, tutto diventa veramente macello. Oppure fargli fare l'aperitivo a casa, perché nei matrimoni comunque normali si fa che si va a casa dello sposo, della sposa, sì, certo, a prendere l'aperitivo, quindi prepara, organizza, c'è lo sbattimento di preparare e organizzare anche a casa. Invece lì noi avevamo tutto lì. Siamo arrivati lì, ognuno aveva la sua stanza, ci siamo preparati lì e quindi il posto era organizzato perfettamente per lo svolgimento della nostra cerimonia senza più di tanto lo sbattimento da quel punto di vista. Quindi prima cosa, la location. Seconda cosa, gli abiti. Gli abiti, allora, io e l'Aurora abbiamo deciso di andare a vedere, perché comunque lì si può girare parecchi negozi, perché prima soprattutto la sposa e lo sposo alla fine non è che c'ha più tanti vestiti da scegliere, o invece la sposa deve farsene, provarsene un mucchio. Allora noi abbiamo deciso di andare in un negozio che faceva sia donna che uomo, in modo che, visto che la sposa e lo sposo poi devono tornare su parecchie volte per le prove, per modificare, per quello e per l'altro, avevamo un posto unico dove andare e non dovevamo andare per comodità, no, in posti diversi. Sottolineiamo che io e lui non ci siamo mai visti, quindi lui non ha mai visto il mio abito e io non ho mai visto il suo abito. Sì, in questi posti, anche se fanno uomo e donna, comunque la donna ha uno stanzino di prova suo e l'uomo ha uno stanzino di prova suo, quindi non si vedono. Il negozio dove siamo andati io e l'Aurora si chiama Novarese la Sposa. È un negozio che si trova a Novara e personale che è molto preparato, perché comunque non mi sembrava vero, ma l'Aurora ha trovato, sì, il suo vestito, ecco, in un quarto d'ora, quindi ho detto non è possibile che di là ci sia l'Aurora, perché invece no, è riuscito a trovare, perché comunque il personale del posto è qualificato, lei ha spiegato cosa voleva. Quindi quando voi dite al personale cosa vi interessa o più o meno, vi fate vedere magari delle foto che avete trovato su internet di vestiti che avete già visto che possono interessarvi, e se sono qualificati nell'arco di poco riescono a trovarvi due o tre capi da provare che sono quello che volevate più o meno. Poi vabbè, le modifiche si possono sempre fare. Io infatti sono entrata, ho detto vestito come volevo io l'abito, mi sono stati tirati fuori due abiti, di cui il secondo era il mio abito. Poi vabbè, per tagliare la testa al toro ho provato altri due o tre, però questo quello era, sono state fatte delle modifiche, sono state aggiunte, certo, delle cose, però io su quello posso dire che mi sono trovata benissimo. Mi raccomando, altro consiglio, se andate a scegliere l'abito da sposa non andate con 2000 persone, perché a 2000 ogni persona ha il suo parere, ha il suo gusto, quindi andate con la mamma, andate con la sorella, basta, andate già con un'idea, in modo che il negozio riescono comunque ad aiutarvi a trovare l'abito poi dei sogni, il vostro abito dei sogni. Io pianto come una pazza, ecco, non credevo però prima. Altra cosa positiva di andare in un negozio unico che fa sia uomo che donna, che
Molto probabilmente, visto che comprate due abiti lì da uomo e da donna, è facile che vi facciano degli sconti, cosa che magari non succede se la sposa va in un negozio e lo sposo va in un altro negozio. Quindi quello è un altro lato positivo. Sia la comodità che gli sconti, che comunque magari riuscite a trovare del personale qualificato sia per l'uomo che per la donna. Gli allestimenti per quanto riguarda i fiori, tutte quelle cose lì che possono candele se lo fate di notte, centri tavola, tutto quello che ne concerne per un matrimonio, e vi assicuro che non finisce più la roba. Se andate prima in chiesa, quindi dovete addobbare la chiesa con i fiori e tutto il resto, la macchina, perché poi dalla chiesa alla location dovete spostarvi in macchina, quindi dovete mettere i fiori anche sulla macchina. E il posto dove andate a mangiare, che anche quello sarà addobbato a dovere, il prezzo comincia a lievitare. Per quanto riguarda il nostro matrimonio, avendo scelto una location unica sia per la cerimonia che per il pranzo di nozze, abbiamo avuto il vantaggio di avere uno, in questa location che ripeto si chiama Villa Patrizia, una wedding planner a disposizione, gratuita, dal punto di vista del servizio chiaramente, mentre poi gli addobbi, quelle cose lì sono stati pagati a parte, no? Però il servizio della wedding planner era gratuito. Questa ragazza che si chiama Francesca Ceresa, che salutiamo perché è meravigliosa, sì, è una persona meravigliosa. È stata veramente bravissima, perché comunque vi assicuro che il mattino quando siamo arrivati non c'era nulla lì di addobbi, niente, zero. Sì, è stata eccezionale. E in poco sono riusciti ad addobbare sia la sala da pranzo, che l'esterno, che la zona della cerimonia, che la villa. Quindi lei e il suo staff. Sì, sono stati eccezionali. Bravissimi. Quindi se voi trovate una location del genere che ha mai a disposizione anche una wedding planner, avete a disposizione un servizio dove voi vi incontrate questa persona, mettete giù le carte sul tavolo, quindi gli dite i colori che vi piacciono, sì, lo stile del matrimonio, il tema, quello che volete, quello che vi piace, quello che non vi piace, come lo volete, organizzate la cosa, lei vi tira giù un progettino e una volta fatto il progetto si occupano di tutto loro, quindi... Non dovete andare dal fioraio, non dovete decidere come fare, cosa non fare, perché tanto avete un progetto che vedete su carta, quindi voi decidete insieme alla wedding planner tutto, dai colori, voi partite con un'idea, qual è il mio stile, qual è il nostro stile, qual è la nostra idea di matrimonio di quel giorno, i colori, e lei vi tirerà giù tutto quanto dettagliatamente, partendo anche dai fiori, perché poi vi consiglierà fiori, vi consiglierà bouquet. In base al periodo in cui vi sposate ci sono determinati tipi di fiori, quindi se uno si sposa in inverno ci sono certi fiori, se si sposa d'estate... Lei con noi è stata eccezionale, perché lei ha esattamente interpretato l'idea che noi avevamo del matrimonio in quel giorno, cioè proprio ha realizzato un sogno praticamente, sì, perché sì, è stato poi tutto perfetto, tutto curato nel dettaglio, e anche gli ospiti comunque se ne sono accorti di questa cosa. Sì, certo, se ne sono accorti, sì, perché era tutto veramente perfetto. In più la cosa positiva è stata che noi abbiamo riutilizzato gli addobbi che erano fuori, quindi i vasi all'interno. Non c'è stato spreco, non c'è stato raddoppio di cose, quindi non c'è stato raddoppio di prezzo, e avete usato in tutta la location, prima nella cerimonia e poi dove mangiavate, e gli addobbi che avete scelto, e quindi alla fine, come dicevo, non c'è stato spreco e l'avete usati completamente, no? Non è che sono stati buttati via o comunque, e oltretutto alla fine tanta gente che se li porta via, perché comunque c'è entri tavola, quelle cose lì, è facile che poi se li portano via, perché comunque l'avete pagato, sono vostri, potete fare quello che volete.
e che secondo me non è da trascurare, anzi molto sottovalutato, in un matrimonio è il divertimento, quindi l'animazione, quindi il trascorrere del tempo durante l'arco della giornata, perché si mangia come fosse il merito. Ecco, si mangia, viene sonno, perché poi il matrimonio si sa che magari si inizia, no, la gente si inizia ad annoiare, quindi ci vuole un po' di animazione. Quindi anche lì valutate l'opzione di o una band o un animatore o un DJ. Noi nel nostro caso abbiamo optato per un DJ animatore, praticamente, sì, che è fantastico, Roby, eccezionale. Grande Roby, un bacione Roby. Si chiama Roby Barbieri. Ma comunque tutte le informazioni le metteremo nell'info box, quindi posto, addobbi, cose, per chi fosse interessato. È stato veramente fantastico, perché sì, ha fatto divertire tutti, vecchi, tutti, bambini, sì, di mezza età, quindi non c'era età che non si divertiva. E ha coinvolto tutti, quindi sì, cioè, non c'era nessuno che stava lì ad annoiarsi. E tutti era quelli una che cosa... volevano divertirsi si sono divertiti. Poi lui è eccezionale, perché è un personaggio, certo, cioè, è fantastico. Assolutamente. E vi dà una mano comunque a scegliere una playlist di canzoni durante la giornata, le arrangia come volete, quindi si mette a disposizione vostra per quanto riguarda la parte musicale. Anche se c'è sempre da dire, noi stiamo parlando di un matrimonio, come abbiamo fatto, cioè noi stiamo dando, sì, noi stiamo del nostro così, matrimonio, certo, perché comunque ci sono anche persone che purtroppo magari non possono fare tutto di tutto, no? Cioè, nel senso, è sempre una spesa. Certo. Quindi guardate le vostre tasche, guardate quello che riuscite a fare, però comunque se avete messo a parte un po' di soldi prima, come abbiamo fatto noi, perché noi comunque abbiamo... Sì, un annetto prima abbiamo cercato di mettere da parte più soldi possibile. Quindi ci siamo potuti permettere certe cose in più per questo motivo. Certo. Però quindi noi, per chi ha questa idea di matrimonio, noi diamo i consigli su quello che abbiamo fatto noi, solo consigli su come... Vi raccontiamo un po' il nostro momento, il nostro matrimonio. Quindi DJ, mi raccomando, pensateci bene. Sì, piuttosto rinunciate a qualcos'altro, ma quello lo consigliamo. Il divertimento è la prima cosa. Altra cosa... le bomboniere, anche in quello mi raccomando, andate in dei posti dove hanno parecchia roba, non dove c'è poca roba da scegliere, e cercate, noi ad esempio abbiamo optato per delle bomboniere utili. Quindi se nostra era una zuccheriera, quindi una zuccheriera semplice, bellina però semplice. Non andate a spendere tantissimo, anche perché le bomboniere comunque sono una spesa importante, anche quella. Soprattutto se avete tanti invitati. Soprattutto andate in un posto dove oltre le bomboniere fanno anche le partecipazioni. Nelle partecipazioni chiaramente noi l'abbiamo scelta in base alla location, però c'è chi sceglie magari delle partecipazioni scherzose, delle partecipazioni più serie, delle partecipazioni riferite agli animali. E non sottovalutate soprattutto nella scelta delle bomboniere, che praticamente una parte della bomboniera che pagate va in beneficenza, perché ce ne sono parecchie. Ed è una cosa carina, perché noi volevamo farla per aiutare, per dire, gli animali, solo che poi ci siamo trovati ad avere delle limitazioni, perché dove siamo andati noi non c'era la possibilità, certo, di farlo. Volevamo prenderle su internet, ma anche lì state molto attenti a prendere bomboniere su internet, cioè cercate di preferire un negozio che siete più tranquilli, più sicuri di come avrete poi la roba, come arriverà, come sarà confezionata. E... sì, potete guardare di persona. Un'altra cosa che posso dire io sulle bomboniere, sulle partecipazioni: se vi trovate come noi ad avere una location lontano da casa, no? Date sempre indicazioni, strada dietro la partecipazione. Date a tutti, fate scrivere, comunque che lo scrivono dove fate poi, certo, la partecipazione, le indicazioni per arrivare al luogo dove avrà poi la cerimonia. Siete sicuri che nessuno si perde. Ecco, perché sennò capita come anche quello. Come già capitato anche quello. Vabbè.
Altra cosa non meno importante. Il mangiare, non ne abbiamo neanche parlato. No, a parte il mangiare. Non si mangia. Il fotografo. Ah, ecco un altro. Il fotografo. Allora, noi eravamo partiti con il scegliere un fotografo della zona nostra. E poi abbiamo cambiato idea. E poi alla fine abbiamo cambiato idea. Non perché il fotografo della zona nostra sia non sia bravo, ma perché la fotografa che lavorava direttamente lì in villa, a parte il fatto che ci è piaciuta tantissimo come persona, perché comunque le incontrate tutte di persona. Però noi abbiamo visto qua prima i suoi lavori e poi dopo abbiamo visto, ci fatto vedere i suoi lavori e già lì tutto il resto. Però il fatto è che una persona che lavora direttamente nella location conosce posti, angoli, zone della location che un fotografo che arriva da fuori, come, non come voi, ma come un invitato praticamente, e vede per la prima volta quel tipo di location, va a finire che vi fa le foto tutte in un punto, perché non conosce tanti angoli, tante zone che possono essere belle per delle foto di un matrimonio. No? Parentesi, salutiamo Sara D'Ambra. Sara D'Ambra, la nostra fotografa. È una persona meravigliosa. Sì, ci ha fatto un servizio fotografico eccellente. E siamo stati veramente contenti di questa cosa, perché poi è una che ti mette cioè una persona, sì, che ti mette a tuo agio anche nelle foto e ti fa le foto soprattutto non imposa, naturali, ecco, non imposa, a parte le solite foto, vabbè, che sì, si fanno con i familiari, però tutte le foto del nostro matrimonio sono state foto prese spontanee. Forse qualcuna, sì, qualcuna c'è stata anche la posa, c'è stata anche quella, perché è di routine. Però lei ha colto proprio tanti attimi, tanti momenti, tante espressioni, che poi tutte le volte che io rivedevo i primi, ti ricordi, i primi mesi, tutte le volte che guardavo le sue foto piangevo perché mi emozionavo, quindi questa è una cosa... Anche questo non sottovalutatelo, quindi se scegliete una location chiedete se all'interno c'è, hanno già un fotografo che ha lavorato parecchie volte lì. Adesso arriviamo a mangiare. Il mangiare, fate delle cene di prova, perché comunque ci sono delle cene di prova per provare il menù. Allora, nella location dove siamo stati noi, ci hanno fornito un tipo di menù con un mucchio di antipasti, un mucchio di primi, un mucchio di secondi, via dicendo, dove noi abbiamo potuto scegliere, in base al budget che avevamo, il nostro menù tipo, no? Dopodiché siamo andati a fare una cena di prova. Sì. No? Sta location ha fatto la cena di prova, hanno presentato anche tanti altri personaggi che potevano interessare, tra quelli che facevano i video, i cabarettisti, i giocolieri, quelli che tengono i bambini. Sì, è stata una bella festa, una serata, e comunque avete la possibilità di provare il cibo. Non vi fidate dei posti dove non vi fanno provare il menù, perché ci esistono anche quelli. Voi scegliete il menù e poi non lo provate, no? Provate prima quello che c'è da mangiare. Beh, cioè, dovete sapere cosa andate a mangiare. Cioè. E soprattutto se è buono e avere la possibilità di cambiarlo. Sì, no? Avevamo anche quella possibilità lì, fino a un tot prima del matrimonio, avevamo la possibilità di cambiare anche il menù. Quindi, è più comodi di così, non era. Certo. Anche questo, all'interno della location, loro cuochi ci hanno offerto il menù, quindi avevamo anche questa possibilità qui. E l'abbiamo sfruttata pieno, perché non dovete girare 4, 5, 6, 10 ristoranti e sbattervi davvero un casino per andare a cercare il menù giusto. Lo provate lì, lo cambiate, ne provate un altro e via dicendo. Il tabellone mariachi. Noi il tabellone mariachi lo siamo fatti da soli, con semplicemente un pannello di legno rivestito con della tela aiuta che ho trovato dalla nostra serra qua vicino a casa. L'ho rivestita con la sparapunti, con dei fiori presi dai cinesi di plastica che riprendevano poi i colori del nostro matrimonio. Cioè, abbiamo fatto comunque una cosa fatta da noi, speso 10 euro, ma forse anche meno, è venuta una cosa carina. Quindi comunque quello richiedono, quindi ognuno deve sapere dove sedere, se non è più come una volta che si abbassavano tutti, andava a sedersi dove volevano, poi si spintonavano e bisticciavano per dove sedersi. Ognuno deve sapere dove sedersi. E poi un'altra cosa che abbiamo fatto nel nostro matrimonio, per rendere un po' più particolare, un po' più divertente, un po' più carino, sempre fatto da noi, è stato l'angolo delle fotografie con
i baffi finti, i cappelli finti, il fotobot. Fotobot, sì, abbiamo fatto quello, che abbiamo trovato tutte le mascherine su Amazon. 10 euro, le comprate, mettete la vostra macchinetta fotografica con un cavalletto che costa 5 euro dai cinesi e fate il vostro angolo del fotobot, comunque la gente può farsi le foto. E ci sono tante persone che hanno fatto anche per ricordo, sa, con il cellulare, ormai con il cellulare si fa tutto, no? E quindi niente, questa è stata l'organizzazione del nostro matrimonio, ci è voluto parecchio tempo, ma vi assicuro che se voi vi appoggiate ad una struttura che fa da location, da pranzo, da wedding planner e da fotografo, andate a spendere comunque la cifra che spendereste per un matrimonio, più o meno, sì, se, vabbè, certo, però dovete stare nelle spese, certo che comunque se voi trovate una location del genere che fa tutto, è facile che magari se prendete i personaggi del posto magari qualche sconto riuscite a tirarlo fuori. Aspetta, prima di andare via sto dimenticando una cosa fondamentale, che per la donna secondo me è stupenda sta cosa, ma penso anche per l'uomo, che nel nostro matrimonio ci siamo detti, cioè è stato un matrimonio civile ma con le nostre promesse, quindi noi ci siamo anche scritte le promesse, quindi se fate un matrimonio civile scrivetevi anche le promesse, perché è un pensiero vostro che arriva dal cuore e che rimarrà in quel giorno, mi commuovo, e che rimarrà in quel giorno una cosa così simpatica, no, simpatica, una cosa emozionante. Eh sì, dai, vabbè, noi uomini ci capiamo, è più diversa la cosa. Però ci vediamo al prossimo video. Un bacione. Ciao ciao.